match della Donbass Arena che sta per avere inizio, pubblico già caldo sulle tribune. Pierluigi Pardo vi dà il benvenuto, sfida che commenterò come sempre con Lele Adani. Il menù del giorno ci propone un match valevole per le Division Rivals. A sfidarsi sono Kings e Bulldogs. Ben detto Pierre, benvenuti anche da parte mia. Mettetevi comodi, preparatevi, perché quella di oggi sembra una partita che regalerà più di un brivido. Si comincia. Ecco la formazione iniziale dei Kings. Bulldogs che scendono in campo così. Gigio Donnarumma tra i pali. Linea difensiva composta da Paolo Maldini con Fabio Cannavaro. Patrick Vieira insieme a Seedorf a centrocampo. Le due punte a cui è affidato il compito di finalizzare la manovra. Palla persa, errore banale. Riceve sostegno. Questa è la palla in zona d'attacco, attenzione. Diani. Tevez. Servito Tevez. Tackle vincente in area, palla di nuovo loro. Van de Sanden. Spazza via Maldini. Cambia completamente gioco. E Bulldogs si spingono dalla tre quarti avversaria. Intervento troppo ruvido questo, sarà calcio di punizione. A campo a disposizione. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Cafu. Ottima la verticalizzazione. Ha intuito bene qui la situazione. Possono passare in vantaggio. Può avvicinarsi alla porta. Se la cavano possono tirare un sospiro di sollievo. Ha spazio lungo la corsia. Occhio alla porta. Spinge il portiere per farlo ancora lì. Non è finita. Decisiva qui, ha evitato guai. Prova a sorprendere il portiere. Ribatte la conclusione. Pallone in mezzo. Tiro centrale, comodo per Cech. Il pallone, bravo il lancio profondo, può essere l'azione del vantaggio questa, sicuro l'intervento del portiere che va in presa. Van de Sanden, servita a ballare, occhio all'accelerazione. Ecco Smith, recupera palla e evita guai. Metri a disposizione lungo l'out. La gioca indietro. Aspetta bene questo tentativo al portiere. Prova a calciare. Un gol bellissimo. Ha calciato di prima intenzione. Traiettoria fantastica. Ci torna a giocare dopo il gol che ha spezzato l'equilibrio. Adesso i Kings devono rincorrere.
Williams. Burting. Palla che è finita alta, non di molto sulla traversa. Cambia gioco dall'altra parte. Fuori, sarà fallo laterale. Vieira, nessun problema sul cross. Li conquistano bene palla qui. Ballard. Burting. Van de Sanden. Palla dentro. Grande parata questa. Corner importante. Potrebbero pareggiare i conti se lo sfruttano dovere. I tifosi capiscono il momento e aumentano il numero dei decimi. Tenta l'imboccata profonda. Bel tentativo, pallone che non è uscito di volo. Potevano allungare qui e portarsi a più due e non ha nulla da rimproverarsi. Dai, ha fatto il massimo. Alex Scott. Provano con questa giocata. Il portiere si distende e si oppone senza problemi. Secondo me qui ordinare amministrazione per uno come lui. Ne ha viste molte di peggio. Palla in area di rigore. Angolo che è facile attraverso il portiere. Si chiude qui la prima parte del match. Le squadre vanno a riposo. Primo pallone della ripresa con i Kings costretti a rincorrere il gol di svantaggio. Ottimo l'intercetto, adesso un nuovo possesso. Palla per Tevez. Palla gol per Tevez. Respinge qui il tiro. Ballard. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. Il portiere salva la porta. Va direttamente in area. Per segnare un gol pazzesco, palla fuori di niente. Merita un applauso solo per aver tentato una giocata del genere e per poco non gli riusciva anche. Può provare la botta, si libera alla grande. Super Donnarumma qui. La mette in aria. La butta viene avanti. Possono soltanto la difesa, c'è spazio. Servito Tevez. Palla che sbatte sul corpo del difensore. Tackle efficace da parte di Cafu. Ebbene, troppo vigoroso, sarà calcio di punizione. Van de Sanden si accentra. Lina Ortega, la parata del portiere che dice di no. Cannavaro allontana il pallone. Nessun problema qui per il portiere, nonostante il pressing. La grafica ci mostra il maggior possesso a palla esercitato dai Kings nell'ultimo quarto d'ora. Stanno attaccando più in organico, anche a costo di rischiare qualcosa dietro. E hanno ragione, Pier. Se continuano a tenere questi ritmi, possono pareggiare da un momento all'altro. Il portiere dice di no. Occhio al corner. Esce nel traffico il portiere e la blocca. La gioca sospetta. Sarebbe bevuto.
lui il lavoro difensivo. Calcio di punizione concesso dall'arbitro per questo intervento. Prova a cambiare gioco con questo lancio. Può liberarsi del pallone. Tiro intercettato. Pallone recuperato molto bene qui. Kelly Smith. Servita Ballard. Williamson. Cross ben intercettato, ora deve spazzarla via. Grande tempestività di questo intervento. Sale l'urlo del pubblico dalle tribune, si gioca in una vera e propria borgia. Il momento è questo, quello di dare tutto per provare a riaprire il match. L'arbitro indica il dischetto, c'è il calcio di rigore. Oltre al rigore arriva anche la punizione per l'autore del fallo. Hanno la chance di trovare il pari dagli 11 metri. E c'è il gol, il portiere non ha potuto nulla. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Sale con il pallone. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Palla in fallo laterale. Perdono il pallone. Prova a superare la difesa con questo pallone. Si avvicina all'area. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Mancano 10 minuti alla fine della gara. Non concede nulla all'attaccante. Non si accontentano del pari, vedremo se proveranno il gol partita nei minuti finali. Recuperano bene il possesso qui, ora qui la verticalizzazione. E c'è la rete, passano in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte, dovranno farselo bastare e riversarsi in avanti per tentare il tutto per tutto, se vogliono ciuffare almeno il pari. Palla persa, errore banale. Guardiare metri e sfruttare lo spazio. Seedorf! Conclusione intercettata bene dal portiere. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Sono gli ultimi istanti di gara, cercano il gol del pari. Possono trovare il gol del pari, attenzione! Palla che esce, sarà fallo laterale. Preciso, attacco che si interrompe. Little. Grande contrasto qui. L'arbitro applica il vantaggio. Non c'è qui, no, non è vantaggio. Calcio di punizione. Carlos Tevez, via nell'uno contro uno, a caccia del gol del pari, super parata qui, a botta sicura il tiro. I tifosi erano già pronti a esultare, Pierre, pareggio che invece rischia di rimanere una chimera. La lontana. C'è il segnale di chiusura, tre punti importanti davanti al proprio pubblico. Trovare il gol partita a pochi minuti dalla fine è indice di grande voglia, concentrazione.